Io non parlerò di prodotti, ma farò un excursus sulla prefabbricazione e l'innovazione architettonica legata al discorso della sostenibilità. Giusto due parole su chi è Magneti Building e che cosa facciamo, proprio brevemente. Magneti esiste dal 1874 come azienda, non produceva prefabbricati industriali, ma produceva mattoni fondamentalmente. A partire dalla metà degli anni 50 del 1900 ha iniziato ad occuparsi nel suo stabilimento produttivo di Carvico in provincia di Bergamo di prefabbricazione industriale, soprattutto tegole alari precompresse. Oggi abbiamo 184 dipendenti, lo stabilimento produttivo principale che è quello di Carvico in provincia di Bergamo, e nel 2023 abbiamo fatto un fatturato di 71 milioni di euro con un flusso di cassa di circa 7 milioni di euro. Dal 2022 Magneti Building è entrato a far parte di un gruppo molto più grande, che è il gruppo Grigolin, un gruppo veneto della provincia di Treviso che ha al suo interno 25 aziende che operano tutte nel settore dell'edilizia, dal cemento alle colle, ai premiscelati e alle strutture prefabbricate fondamentalmente. Gruppo Grigolin ha raggiunto un fatturato di circa 650 milioni di euro nel 2023. Quello che noi realizziamo comunque, il nostro core business è rimasto la produzione di edifici nel settore della logistica, del produttivo, del commerciale e del terziario, all'interno del nostro stabilimento produttivo, come dicevo, di Bergamo, di Carvico. Oggi siamo divisi tendenzialmente in quattro unità di business: Magneti Building Modulo, la produzione di strutture prefabbricate prefinite, Magneti Building Opera, il chiave in mano nella realizzazione di edifici prefabbricati, Magneti Building Unica, praticamente stiamo andando a ricavarci una fettina di mercato per quello che riguarda il mercato residenziale e un po' diverso dagli edifici commerciali e industriali. E un ultimo settore che ci sta dando dei buoni risultati è quello del recupero e l'efficientamento di edifici non solo industriali e commerciali ma anche residenziali per quanto riguarda il settore di Magneti Building Viva. Secondo noi i pilastri dell'innovazione nella prefabbricazione passano attraverso questi tre punti: sostenibilità, design e digitalizzazione. Per quanto riguarda la sostenibilità, oggi come prefabbricatori siamo accusati di essere delle aziende che inquinano molto e producono molta CO2, anidride carbonica. Il nostro obiettivo, che ci siamo dati da qualche anno a questa parte, è quello di ridurre praticamente nella produzione dei nostri pezzi prefabbricati il cemento. Da prima con la riduzione del clinker, che è la base per la produzione del cemento, e poi con la riduzione del cemento nel calcestruzzo. La riduzione del calcestruzzo nell'edificio per andare poi a utilizzare e a efficientare meglio gli edifici che costruiamo. Tutti gli operatori sono sensibili, ingegneri, architetti, geometri, imprese, a questa tematica oggi. Praticamente ci siamo dati come impegno da tre anni a questa parte l'impegno di costruire delle dichiarazioni ambientali di prodotto per ogni, le famose EPD, per ogni pezzo che viene prodotto nello stabilimento produttivo di Bergamo. Noi fondamentalmente non c'è un obbligo da parte del legislatore di dichiarare l'EPD per ogni prodotto, però le aziende oggi più evolute, più serie, si stanno dirigendo in questa direzione. L'EPD praticamente misura tre fattori principali: il cambiamento climatico dovuto alla produzione di anidride carbonica,
il consumo delle risorse ambientali in generale e soprattutto il consumo di acqua durante il ciclo di vita di tutto il prodotto, quindi non solo durante la fase di produzione. Oggi noi produciamo calcestruzzo armato, produciamo pilastri, produciamo travi, i copponi di copertura che noi chiamiamo tegoli, travi e i pannelli di tamponamento, cioè le pelli degli edifici che andiamo a costruire. Ogni singolo pezzo ha una scheda EPD. Esiste un'unità di misura per ogni prodotto, di solito sono i metri cubi o i metri quadri, e avere questa EPD su ogni prodotto consente anche di partecipare ad appalti. Oggi qualche municipalizzata, qualche appalto pubblico lo scrive espressamente nei propri bandi, possono partecipare solo aziende che hanno le EPD dichiarate. Un altro tema per alleggerire, diciamo, la prefabbricazione è di lavorare con il design. Stiamo cercando all'interno delle nostre aziende di non darci limite all'estetica e di realizzare situazioni un pochino diverse dalle classiche realizzazioni, le scatole che si facevano fino a qualche decennio fa. Qua passiamo un pochino degli esempi di edifici commerciali e industriali. Questo è un edificio direzionale abbastanza datato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Si vede sull'autostrada A4 direzione Milano per chi proviene da Venezia. Abbiamo realizzato questo che era il padiglione per l'Expo del 2015 a Milano del Bahrain, dove non ci sono solo forme rigide, squadrate, ma abbiamo lavorato anche con forme più fluide e più flessibili. Stiamo lavorando in edilizia residenziale per riqualificare degli stabili, abbiamo fatto degli studentati, abbiamo riqualificato queste residenze in provincia di Bergamo e questa trafileria Mazzoleni che era un vecchio opificio industriale. È un settore che ci sta dando delle soddisfazioni, quindi qua sono edifici in Svizzera, a Tenero Contra, per il consorzio Sport, abbiamo fatto degli interventi a Losanna di riqualificazione sempre in ambito direzionale e residenziale. Questi sono dei pannelli prefabbricati speciali fatti a Carvico Bergamo per la costruzione di questa residenza a Losanna. Mettiamo sempre questa slide per far vedere come anche la prefabbricazione oggi si può adattare ad un contesto che tendenzialmente potrebbe non essere il suo. Questo è il Teatro Donizetti di Bergamo. Abbiamo realizzato quei pannelli multicolor cercando di creare una quinta al teatro che non desse nell'occhio. Quello è un edificio residenziale riqualificato qualche anno fa con pannelli magnetti. L'ultima cosa che voglio dire è che anche nel campo della progettazione, passare da dei sistemi che abbiamo sempre utilizzato tutti in CAD a dei sistemi che utilizzano Revit e quindi la progettazione BIM, ci consente di essere molto più performanti anche da un punto di vista di sostenibilità ambientale. Il passaggio dal CAD al BIM ci ha permesso di ridurre i tempi all'incirca di un 20%, tempi progettuali, tempi di produzione, tempi di costruzione, ma soprattutto ci ha permesso di ridurre gli errori nelle varie fasi di progettazione, dal progetto architettonico al progetto esecutivo, dal progetto di dettaglio addirittura allo studio del particolare. Un esempio su tutti, stiamo lavorando bene nella costruzione di data center, soprattutto in area lombarda, nella zona di Milano. I data center sono delle scatole fondamentalmente, quindi non hanno architettonicamente bisogno
di grosse connotazioni, ma il fatto di progettare ogni minimo dettaglio da subito col BIM e non col sistema CAD ci ha consentito delle ottime realizzazioni in tempi record, sia in progetto ma anche sia nella realizzazione dei pezzi in fabbrica. Dal punto di vista sismico e dell'antisismica, progettare in BIM facilita moltissimo le cose. È come un'implementazione di un progetto architettonico. Quindi questo ci consente, con il risparmio di tempo, di risorse, di essere più performanti anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Qua sto sfogliando brevemente un po' di realizzazioni fatte sempre per i data center recenti, tra l'anno scorso e quest'anno. Concludo sulla riqualificazione degli edifici direzionali e residenziali in generale. Oggi, con la divisione progetti speciali, con Unica, Magneti Building Unica, abbiamo la possibilità di lavorare bene in un settore dove solo fino a qualche anno fa non consideravamo neanche. Qua, anche qui, qualche realizzazione nel milanese, sono di solito grosse palazzine che fanno vedere come è cambiato un pochino anche il nostro mercato. Concludo con un'ultimissima cosa. Progettare in BIM vuol dire anche crearsi a livello di progetto il gemello digitale. Il gemello digitale a livello progettuale consente, per le manutenzioni e per l'efficientamento degli edifici nel tempo, di avere uno strumento veramente pratico, flessibile, che farà risparmiare tantissime risorse, non solo economiche, ma anche di tempo per i progettisti. Grazie.